Good morning Genova, buongiorno Zena, andiamo avanti con i nostri discorsi. L'altra volta siamo arrivati a fin dello tu sento parlando della teatura e du Bassigalù come prima autore dichiaratamente dialettale della nostra letteratura. E penso però che sia già importante spendere qualche parola a proposito di quelli che in qualche modo hanno cercato di opporsi a questa deriva, a questo processo che porta usenese da lingua a dialetto. Perché le da di che i secoli passati, con tutta la sua tradizione, avevano un peso vicino a certi autori di ultimi 150 anni. E così che troviamo significativo, in gli anni 70 dell'Ottocento, la pubblicazione da Columbiade, con lei un poema nazionale, dimo in scelunda di quello di Mireio, di Mistral o dell'Atlantide de Verdaguer, che sono di esempi di letteratura rinascentista, in tu senso del repigià appunto quello che è un valù delle lingue di quei paesi che hanno finito dentro a distati più grandi. A fin dello tu sento il momento culturale, in tu qua, per esempio, tutte le rivendicazioni l'Irlanda, a Catalogna, a Bretagna e tante altre, vengono fuori, ritornano. E così anche in Liguria, che è l'unica regione insieme alla Sicilia a conoscere il momento rinascentista, sebbene piccino, però consideriamo che a Columbiade, che hanno la via in successo del pubblico importante, è comunque frutto di un travaggio grandissimo e serio, sono decine di migliaia di versi, 6.000 versi, mi pare, in rima e tutto quanto. Dunque, lo sforzo di produrre un'opera che possa passare, che possa ispirare tutta la nazione, questo è l'intento di Pedevilla. E poi c'è un'altra importantissima iniziativa, che è quella della traduzione della Divina Commedia, traduzione integrale e non parodica, nel senso che o poi è caso, nel 1909, dopo un travaggio di 20 anni, l'arrivo a pubblicare Divina Commedia tradotta in lingua senese, lo scrive così, con l'intento proprio di mettere a giorno le possibilità da lingua letteraria. Infatti, lei fa un travaggio profondissimo del repiggio de Paule Ascordè per cercare di rendere un meglio possibile la lingua di Dante in tal lingua da lanterna. Ecco. E manco lei la via il successo del pubblico importante e adeguato allo sforzo, però la resta comunque un momento significativo della storia della letteratura, che mostra che, sebbene che il processo le avviò, ha certe resistenze in tutto il mondo culturale, sebbene che Isoè sono esistite e hanno lasciato traccia delle altre. Ecco. E questo è un fenomeno che si ritroviamo anche nel Novecento e magari ne parliamo la prossima volta.